mi do una sistemata mentre vi aspetto. Sono qua. Sono sempre qua. Sono sempre io da casa mia per lo staff 01. Bene, state arrivando, vi vedo arrivare. Spero stiate tutti bene. Paola, ciao, Paolissimo, Marzia, ciao Samantha, che bello. Sono sempre emozionanti queste dirette per quanto mi riguarda, però poi quando vi vedo, ciao Giuliano, quando vi vedo arrivare sono contenta, mi fa tanto piacere. Una botta di vita, un po' di energia. Come state? Spero tutto bene. E come al solito lo devo fare in differita, ma io ci sono anche in differita, Paola, non ti preoccupare, la fai dopo e come se la facessi in tempo reale, va benissimo. Grazie Samantha. Ho bisogno, Brunella, buongiorno, ho bisogno di sole, come tutti credo del resto, perché tutta questa pioggia e questa umidità e questo buio. Ciao Tina. Bene, domattina, anche domattina va bene, quando potete ovviamente, perché ognuno di noi, ognuno di voi ha i propri impegni, per cui ho messo il nostro Giorgio Michele per ricordare quando siamo in palestra e facciamo stretching con i brani di George Michael. Grazie di tutti gli abbracci, cuori, pollici, eccetera. Sto mangiando. Ah, bene, perfetto, bene. Sì, è l'ora di pranzo, per forza, io mangerò dopo, altrimenti total body con il pranzo sullo stomaco non va bene. E mentre aspettiamo anche gli altri si colleghino, ciao Annalisa, grazie. Faremo una lezione sempre semplice, perché poi c'è sempre il solito problema che siamo a casa, quindi gli spazi. Stefania, buongiorno. Ciao Paolissima. Paolino, Paolissima e l'altra. Bene, in differita va benissimo. Tutte le nostre lezioni rimangono in memoria nella nostra pagina Facebook. E che volevo dire? Stavo dicendo che, visti gli spazi, visti insomma tutti gli impicci che abbiamo nelle nostre case e nelle vostre case, per cui due blocchettini per il lavoro sulle gambe molto semplici, sempre ovviamente a base musicale, forse mai. Quindi ci serviranno dei manubri o va bene le bottiglie d'acqua come sempre per chi non li ha, un tappetino, un po' di fiato, pochissimo, perché ciao Gianna, grazie, perché in questo periodo è tutto un po' faticoso, per cui anche se abbiamo poco fiato usiamo un po' e abbiamo, poi quello che svilupperemo poi lo useremo in palestra quando rientriamo. Ciao Roberta, tengo da parte. Bene, benissimo, sì, sto facendo delle lezioni semplicissime, per cui sono veramente alla portata di tutti. Ripeto, le cose difficili le faremo, o comunque più complesse le faremo in seduta stante quando saremo in palestra, dove mi auguro che potremo tornare quanto prima, perché veramente si può fare in diretta, si può fare, ce l'abbiamo così, no? E quindi direi che insomma abbiamo già dato e quindi vogliamo tornare in palestra subito. Bene, allora accendo la musica, il mio stereo si è addormentato, vediamo se si risveglia, il gatto l'ho messo fuori perché sposto tutte le cose in casa e va in pazzia perché vede che c'è tutto diverso, però dopo se no poi alla fine mi impiccia se mi si infila tra le gambe. Bene, vediamo se il mio stereo si decide a partire. Bene, dovrebbe essere questo, se mi ricordo bene. Ciao Stefanino, il livello del volume. Bene, ciao Rome, grazie, arrota le gambette.
Ci si prova. Bene, dunque, faremo due blocchettini semplici per le gambe, intervallati dal lavoro sulle braccia. Tutte cose semplici. Per cui, manubrio bottiglie, oggi sono leopardata. Bene? Marcia. E buona lezione. La mia destra è la vostra destra. Quattro. Thank you.
Andiamo!
Attiva bene la dose, lascia lo zoccolo rumare che entra. Quattro volte. Così, o da capo. Yeah.
Yeah.
respirazione. Ancora due. Porta il braccio a terra. Gambe a squadra. 90 gradi sul ginocchio, 90 gradi sul bacino. Attenzione alla schiena. La lasci incollata al suolo. Da qua, stai destra e sinistra. Thank you.
prova la discesa, ancora, ultimi 4, ancora 2, ultimo. Collo, l'arco plantare, una scarpa contro l'altra, rimanete lì, un attimo, in relax, 3 minuti di stretching, bene. Bene, incollo in questo caso la suola delle scarpe, porto le braccia sull'esterno, il palmo delle mani è rivolto verso il soffitto, le braccia troppo lunghe, non ci entro. Bene, da qua con la mano destra acchiappi l'esterno del ginocchio destro e accompagni la gamba destra sulla sinistra, come se tu volessi chiudere un libro. La testa viene con noi, il braccio destro fa fotocopia sul braccio sinistro. Rimango lì un attimo, faccio un bel respiro e soffiando fuori l'aria ritorno verso il centro. Braccio destro in alto, recupero la colonna sul tappeto, riporto pianta su pianta, braccio destro fuori e con la mano sinistra accompagno la gamba sinistra sulla destra, fotocopia di un braccio sull'altro, la testa viene con noi, faccio un bel respiro e lentamente porto il braccio sinistro in alto, la colonna sul tappeto, soffio fuori l'aria, recupero le gambe riportando una pianta sull'altra, con entrambe le mani raccolgo le ginocchia al petto, ricordatevi, no? Sono le nostre maniglie le ginocchia, per cui aggancio le ginocchia con forza, faccio la pallina, faccio un bel respiro e soffiando fuori l'aria ci portiamo in posizione seduta. Da qua scegliamo la parte che desideriamo per portarci in ginocchio. Io mi giro sempre sul lato perché mi vedete meglio, le mani davanti alle spalle, flecco la gamba destra e con la sinistra scivolo dietro, tutto il peso scarica sulla gamba piegata. Mantieni sempre la respirazione, 4, 3, 2, 1, torno avanti, scambio sinistra con destra, scivola dietro, scarica tutto il peso sulla gamba flessa, bene, lentamente torniamo su, appoggia l'avampiede al tappeto, indietreggia un po' con le mani verso le ginocchia e sposta il peso sui piedi. Se riesci appoggia bene il tallone a terra, le gambe sono distese, le braccia idem, da qua fletti soltanto il ginocchio sinistro, cambia, fletti soltanto il ginocchio destro. Bene, fletti anche il ginocchio sinistro, indietreggi ancora un po' con le mani, riporti i talloni a terra e soffiando fuori l'aria, rotoli verso l'alto la schiena. Bene, oggi sono stata più brava dell'altra volta, eh? Un bel respiro, ancora su, fai una bella circonduzione con le spalle, fai in modo
che le scapole si tocchino e che il torace si espanda. Inspiro, rimani su, mantieni la posizione pensando di crescere verso il soffitto, stacca i talloni da terra e contiamo insieme 4, 3, 2, 1 e fuori. Bravi a chi ha fatto la lezione, bravi anche a chi non l'ha fatta, non importa, bravi a chi non, anche a chi non si è connesso, non importa, va bene, e bravi anche a chi la farà, abbasso un po', se ci riesco, ecco, e anche a chi la farà stasera in differita, domani, oh vabbè, nel 2021, chissà. Chissà quante queste lezioni verranno fatte, quante volte, in che orari, non si sa. Bene. Boh, vabbè. Sono grassato, non si sa. Non si sa, è meglio non pensare a niente in questo periodo. Bene, io non vedo i commenti, poi vi saluterò tutti. Ecco, ora l'ho rimessi, perché se tengo i commenti non mi vedo le gambe, insomma, non mi vedo bene. Che dire, niente, spero la lezione vi sia piaciuta. Era semplice, come già avevo accennato, fattibile da tutti, in sicurezza, perché poi lo spazio, grazie a te Marzia, grazie a te Giuliana, Sabri, a questa sera, Sabina, stiamo facendo Pilates insieme, quindi ci vediamo spesso su Zoom. Bene, che dire, mi ha fatto piacere vedervi, è sempre un'emozione fare queste dirette per me. Ci vediamo la prossima settimana per il nuovo palinsesto, per cui non vi anticipo niente perché non è giusto. Bene, e vi lascio in compagnia dei miei colleghi, ognuno con le sue specialità, con il suo carattere e con la propria professionalità. Vi auguro buon pranzo a chi non ha pranzato, grazie dei cuori, fanno sempre piacere, è il cuore che è importante. E ci vediamo, sento il mio gatto che piange, vuole entrare, vuole fare total body anche lui, ora glielo faccio fare. Op, 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 5, 6, 7, 8. Vi saluto, vi ringrazio e vi auguro nel frattempo in anticipo un buon fine settimana e vi lascio in compagnia dei miei colleghi, super colleghi. Ciao a tutti.